when you find yourself in danger, when you're threatened by a stranger, when it looks like you will take a licking. There is someone waiting who will hurry up and rescue you. Just call for Super Chicken. Fred, if you're afraid, you'll have to overlook it. Besides, you knew the job was dangerous when you took it. He will drink his super sauce and throw the bad guys for a loss, and he will bring them in alive and kicking. There is one thing you should learn when there is no one else to turn to. Call for Super Chicken. Call for Super Chicken. Tutto cominciò con un volo aereo nell'est degli Stati Uniti. Signore e signori, si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Siamo in vista della città di Providence, Rhode Island. Johnny, sei sicuro che sia Providence? Che altro ti sembra? Mi sembra che Providence non sia là. Guarda meglio, Edgar, certo che è Providence. Ma non era Providence, dopo tutto. Johnny, siamo nel bel mezzo dell'oceano. Avevo sentito parlare di aeroporti lontani dalla città, ma questo è ridicolo. Nello stesso momento, sulla strada per Newport, Rhode Island, con l'intento di suonare il primo corno pollastrico all'annuale festival di jazz, viaggiava il playboy milionario Harry Cabot Enhouse III. Conosciuto da quasi nessuno come Super Pollo. Con lui il suo fedele compagno Fred. Chiuso da quasi nessuno, punto. Perché ci siamo fermati, Fred? Non è possibile andare nel Rhode Island. Oh, Fred, andiamo. Il Rhode Island sarà un po' provinciale, ma... Santo cielo, hai ragione. Il Rhode Island è sparito, sprofondato. Dobbiamo dare l'allarme. In pochi secondi l'intera linea telefonica ascoltò la notizia. Il che naturalmente significa che l'intera nazione la seppe in un'ora. Il Rhode Island è sparito, sprofondato. Nient'altro che acqua da voi, Socchetto Watch Hill, eh? La Casa Bianca ha ricevuto un telegramma che dice quanto segue. Depositate 83 milioni di dollari nella vecchia quercia sulla Crossroad, altrimenti non rivedrete mai più il Rhode Island. Firmato Appian Way. Appian Way? Lo conosci? Eravamo compagni nel corso riparazioni orologi ad Harvard. Tic-tac ci chiamavano. Guarda questa foto. Appian Way è la pecora nera di un'antica e ottima famiglia del Rhode Island, gli Way di Providence. Ne ho sentito parlare, ma se dici che è nato ricco, perché è diventato un ladro? Per restare ricco. Un vecchio compagno di scuola si è traviato, Fred. Questo significa... Che questo è un lavoro per Super Pollo, giusto? Prepara la super salsa mentre io mi infilo qualcosa di più comodo. Bene. In un lampo Fred fu di ritorno con un contenitore per la super salsa. Pronto, Super Pollo? Fred, la lavanderia ha riportato la mia cappa. È appesa sotto il cappello piumato. Fammi assaggiare. Un po' troppo cinnamono, Fred. Ancora una volta il potente liquido operò la sua strabiliante trasformazione e il mite Harry Cabot Enhouse III divenne Super Pollo. Svelto, Fred, al super uovo. In pochi secondi il super uovo prese il volo, mentre gli abitanti del New England rabbrividivano sentendo echeggiare nel cielo questo grido. Laggiù si trovava il Rhode Island, vero, Fred? Certo che forma una deliziosa baia, non trovi? Vedi nessuna traccia dello Stato? Niente di niente, solo una grossa nuvola grigia vicino all'acqua. Userò le mie speciali lenti super radar per guardare attraverso la nuvola. Aha! Che c'è? Dovrò fissare meglio queste lenti. Ma che mi dici della nuvola? Non è una nuvola, Fred, è un banco di smog. E sotto... Rhode Island. Tieniti forte! Guarda, un enorme yacht! Già, e sta rimorchiando il Rhode Island fuori del mare. Super Pollo è super intelligente e ha capito ancora una volta il problema. Ma sul ponte dello yacht c'era il ricco rinnegato Appian Way. Avanti, miei fini! Aprite il fuoco! Niente paura, Fred! Nel Rhode Island sono notoriamente scarsi tiratori. Che è successo? Quel demonio deve aver ingaggiato qualcuno del Massachusetts. Bene! Ritengo che questa sia la fine di Super Pollo. Ma in quel momento la Super Cappa si gonfiò sulle loro teste, come un gigantesco paracadute, e i nostri due eroi furono gentilmente portati in basso. Quando quel pollo atterra, fatelo in fricassea. Ritira i tuoi uomini a Pian Way. Reclamo il diritto di un duello personale con te. Un duello personale? Ma non ha senso. Non puoi rifiutarmelo. Per questa ragione, io sono un vecchio ragazzo tic-tac. Ma è impossibile. È la verità. Ascolta, è tempo di suonare la nostra alma mater per la gioia di noi scolari. Tic-toc-tac, grande educator! Scocca, ritocca, 20 volte al dì! Wow!
Cosa? Hai scoperto il mio punto debole, Superpollo. Il duello personale è accordato. Lo abbiamo nelle nostre mani. La mia superarma è fatta del migliore acciaio del mondo. Ma anche la sua, e ne ha 200 tonnellate. Ciao, ciao, Pollastro. Rema, malfattore. Hai davanti a te Superpollo. È con Superpollo che dovrai vedertela. È Superpollo che hai appena macinato. Come va Superpollo? Solo qualche ferita, Fred. Dov'è finito Appian Way? È scivolato giù dalla collina. Giù dalla collina? Sì, giù dalla collina. Perché Appian Way non aveva calcolato l'effetto di tutto quel peso su un solo lato della nave. E mentre i nostri amici osservavano terrorizzati, lo yacht si inclinava lentamente fino a immergersi senza lasciare tracce. Bene, questa è la fine di Appian Way. Ora ritorniamo nel Rhode Island. E come? Dimentichi i miei superpoteri, Fred. Io posso tramutare le penne della coda in un'elica. La faccio girare e poi spingo il collo. Dove vai, Superpollo? Vabbè. E così Rhode Island fu finalmente ritrovato. Già, era stato rimorchiato. E ricordate, quando udrete quell'urlo nel cielo... voi saprete che Superpollo non ha ancora trovato il modo di atterrare.